Ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale di Past Generations e oggi siamo qui su questo gioco che rappresenta qualcosa di un po' particolare per me, visto che ci giocavo sì quando ero ragazzino, quando ero piccolo, sulla mia PS2, all'epoca, che poi non era nemmeno mia, era di mia zia, però va bene, ci siamo intesi. E insomma, ci giocavo perché questo gioco alla fine era il suo. E quindi, niente. Diciamo che mi ricordo di averci giocato diverse volte, non di averlo finito mai. E sicuramente non era il mio gioco preferito. Però lo ricordo con molto affetto. E tutto quello che ricordo questo, cioè non so assolutamente niente di Onimusha Warlords se non che ci giocavo da piccolo, che mi ricordava molto Resident Evil, forse per i comandi, e sicuramente che si parla di Giappone, credo in epoca feudale, non lo so, mi correggerà, penso Lorenzo su questo. E che si parla di un samurai con una ninja, diciamo, una ragazza ninja, sì. Premi un tasto. Qui intanto è tutto come lo ricordo. Sto giocando la Remastered su PS4, ragazzi, perché lo sapete che l'emulatore PS2 sul mio PC è meglio non aprirlo. Quindi, insomma, voci inglese, voci giapponese, mettiamo, lingua italiana. Metto voci giapponese, ragazzi, perché vorrei evitare difformità nella traduzione dall'inglese perché mi darebbe fastidio sentire nell'audio una cosa e leggere un'altra. Per il resto, sottotitoli sì, formato schermo, ok, musica, ok, e va bene. Nuova partita. Oh, facile e normale. Strano che non c'è una modalità difficile, forse è come Kingdom Hearts, cioè che si sblocca dopo aver finito il gioco. In alcuni la modalità difficile, cioè la modalità più difficile che c'è nel gioco. Vedremo. Vedremo, vedremo. Intanto facciamo normale. ついにやったか。
Ciao Samanosuke, ti scrivo questa lettera nella speranza che tu la legga in tempo per aiutarmi. Sta succedendo qualcosa di strano al castello di Inabayama. Alcuni servitori e domestiche sono svaniti nel nulla e ho il timore che ciò possa essere opera di orribili creature. Ho tanta paura, Samanosuke. Si vocifera che queste creature divorino servitori e domestiche, per poi portare i loro resti nelle profondità della terra. Quando l'ho raccontato a mio fratello Yoshitatsu, egli non sembrava affatto interessato. È troppo occupato con i preparativi per l'imminente battaglia con Nobunaga. Samanosuke, anche se sono passati diversi anni da quando le nostre spade si sono divise a causa del conflitto con mio padre Dosan e mio fratello Yoshitatsu, sei l'unico sul quale posso ancora contare. Non posso far altro che sperare che tu riceva questa lettera e che troverai nel tuo cuore la forza di venire a salvarmi prima che sia troppo tardi. In fede. Yuki.雪を助けに参らせ候。雪は一日千秋の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年八月二十日。雪、サマノスケ様、参る。こちらです、サマノスケ殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら道は二つしか考えられません。今は使われていない客曲がりと、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。 Eccoci qua, ragazzi. È tutto così fluido, mio Dio, è bellissimo. Comunque, ragazzi, cioè, voglio dire, io ho messo giapponese proprio per non vedere difformità con la traduzione, e le difformità con la traduzione ci sono comunque. Mo, io non sono il luminare del giapponese proprio come lingua. Ok. Però Ixo Kaede non significa troverò la principessa Yuki. Cioè, anche un idiota lo capirebbe, voglio dire. Vi prego, salvate la principessa. Ovviamente la telecamera è bloccata, ragazzi, non possiamo fare niente.
se non girarci, ok, strano. Kaede è andato in quella direzione. Tu dovrai seguire l'altro sentiero. Ok, si corre? No. Però sì, esatto. Possiamo già dare di spada. Oddio, che cos'era? Questo inizio di gioco me lo ricordo come se l'avessi visto ieri per l'ultima volta, ragazzi. Eccola, Yuki. Ovviamente non sarà così semplice. Crepa. Ok. Se sono dati. Ok, vabbè. Però ci hanno lasciato la principessa. Almeno questo. Sarà morta, però. Oddio, no, è viva. Incredibile. Samanosuke. Yokatta. Yappari kite kureta no desu ne. Samanosuke ga kono shiro o satte kara kokoro bosokute watashi. Mi ricordo qui, il controller vibrava da pazzi qui. Sì, sì, vai. Nani. のために我らの力を授けよう。我らは現場に滅ぼされし鬼の一族。サマノスケ、現場を倒し、魂をその小手に封じよう。 Hai ottenuto istruzioni. Assorbire le anime. Tieni premuto cerchio per assorbire le anime liberate dai demoni sconfitti. Tipi di anime. Rosse, potenze in sfere, spade e oggetti. Blu ripristinano il potere magico. Gialle ripristinano la salute. Gialle? La salute, wow. Strano. Attacco speciale. Premi triangolo per un attacco elementale quando hai una sfera equipaggiata. Ogni utilizzo consuma parte del tuo potere magico. Ok. Potenziamenti. Potenzia sfere. Spade e oggetti con le anime rosse assorbite dai nemici. Guarda in uno specchio Oni e seleziona potenzia per accedere alla schermata. Quindi scegli una spada o una sfera e tieni premuto X per potenziarle. Ok, va benissimo. Ci hanno lasciato questo guanto. E infatti se noi premiamo cerchio, vedete, assorbe qualcosa. Chiaramente non abbiamo ancora
Scusa, la guardia questa? Figo. E non abbiamo ancora niente da assorbire perché non abbiamo sconfitto nessun mostro. Ah, vabbè, ok, semplicemente così. Cioè, non era niente di che. Oddio, sì, mi ricordo. Mi ricordo qua. Oddio, 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 sì. Che ricordi, ragazzi. Diciamo che questi sono un po' ricordi anche sopiti all'interno del mio subconscio, perché fino ad ora che non li sto giocando, questi scenari della mia infanzia, non ricordavo di ricordarli. Cioè, non so se mi spiego. Oddio, devo assorbirli. Ok. E quindi? Ok, ci siamo. Sì, mi ricordo questa parte, ragazzi. Anche perché era l'inizio del gioco, quindi... L'avrò giocato centinaia di volte. Ok. Allora, loro non sembrano essere un grande problema, anche perché quando... Oddio. Ah, ok, era così che si faceva. Bene, non sono un grande problema, anche perché quando li attacchi smettono di attaccarti, quindi voglio dire. Ok, più 10. Oi, koko akero. Bakemono ore ga taoshita. Dou suru yo? Taoshita tte. Tutti sbalorditi. お前ら。悪い。本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい。そこから伸びる林道が本丸への近道です。わかった。 Ok, allora prendiamo questa scorciatoia. Che dite? Niente. Hanno sgozzato i miei compagni uno ad uno. Non avrei mai pensato che potesse finire così. Anche se abbiamo bloccato il sentiero secondario che porta alla fortezza, sarà facile per un mostro sfondarlo. Signore, raggiungete la fortezza il prima possibile e salvate la principessa Yuki. Ok. Lui non dice niente. Ah no. Ho visto un'ombra mostruosa scalare il muro di pietra a nord, vicino alla fortezza. Chissà cos'era. Ma aiutatemi, vi prego. Un mostro con le corna mi ha attaccato. Un mostro con le corna. Sembra quasi quello di prima. Non mi ricordo se aveva le corna, però. Oh. Sì, sì, ragazzi. Mi è tutto così tanto familiare. Ok, addirittura il colpo di grazia gli abbiamo dato. Ok. Una bella guardia. A lui non serve che diamo il colpo di grazia perché è morto da solo. Oh, attenzione. E un'enorme voragine. Colpo di quel mostro? Non puoi aggirarla. Una volta sceso giù non potrai più tornare indietro. Vuoi scendere? Tanto che dobbiamo fare qua sopra, scendiamo. Sì, oddio, che ricordi, ragazzi. Questa è una nostalgia run, praticamente, questa miniserie. Intanto che affettiamo loro, proprio a me vengono gli attacchi di nostalgia, proprio. Ok. Muori, gentilmente. Ok. Oh. Muori. Grazie. Per fortuna che... hanno messo la possibilità di muoversi con lo stick analogico, ragazzi. Mappa del tempio sotterranei. Anche perché altrimenti, cioè, così sarebbe proprio un vero e proprio movimento alla Resident Evil, praticamente. E tu? Sembra tipo un monaco mummificato, una cosa del genere.
Sì, esatto, questo monaco mummificato era guardia del tempio. Vedi una pergamena verde, vuoi prenderla? Gliela dobbiamo sottrarre? Non lo so. Però sembra che ce la stia dando, quindi. Hai ottenuto note di Sougen. Non so cosa sia. All'animo coraggioso che leggerà questa pergamena, ti chiedo di mettere da parte qualsiasi pensiero e di prestare attenzione alle mie parole. Esiste un guanto degli Oni che trae il suo potere dalle anime di coloro che furono uccisi dai demoni. Padroneggia i suoi segreti e otterrai così degli enormi poteri. Ricorda, senza il potere degli Oni non sarai in grado di competere con i demoni. Sougen. Ok, va bene. E leggere la pergamena triggerà la porta? Ok. Comunque finora è tutto abbastanza lineare. Ok, no, questa è palese un'ambientazione alla Resident Evil. E abbiamo ucciso due nemici in un colpo solo. Che figo è qui? Hai ottenuto Seiryu. Ok. Abbiamo fatto fuori anche lui. E di qua che cosa c'è? Niente. Quindi apriamo la porta e via. Oh, bei vasi, sì, me li ricordo. Mi ricordo che si rompevano, infatti. Ok, quella ha tutta l'aria di essere una sfera elementale. Hai ottenuto memoria numero 1. Accompagnata dal maestro Sougen, ho inseguito la creatura colpevole di aver rapito la gente in città, trovando così una caverna. La caverna sembra essere una sorta di nido. Ogni creatura possibile e immaginabile sembra trovarsi in questo luogo. Sto parlando dei demoni. Essi odiano la luce del sole e hanno vissuto nelle profondità sin dalla nascita del genere umano. Il mio maestro ha già deciso di entrarvi. Sono certo che egli sarà in grado di sconfiggere ogni male. Per quanto riguarda me, sono portato dal disegno. In più, ho fede e coraggio. Non mi lascerò intimorire da quelle creature. Pertanto, annoterò ogni dettaglio di questa storia. Interessante, però. Qui si prosegue, però è questo che mi interessa. Sfera del fulmine, signore e signori. Ok, ora effettivamente abbiamo una sfera equipaggiata. E come vedete, come vediamo, perché anch'io lo sto scoprendo insieme a voi. La katana del fulmine. Oh sì, mi ricordo questo suono, mi fa venire in mente tante cose. Ok, va bene. Oddio, e chi si ricorda? Ok. Scala di corda, e va bene. C'è altro? No. Non sembra. Ok. Ah, ok, così apriamo la mappa. Vabbè, tanto non credo ci serva la mappa. Ah, vedete, si esce da qua. Qui c'è una bella chest. Sgamata subito. Magatama Oni. Che cosa sarà? Ok, questo è il menu, non me lo ricordavo assolutamente. Un'arma mistica con il potere del fulmine. Ok, la katana. Vuoi equipaggiare katana? Ah sì, vabbè, possiamo scegliere. Armatura comune. Scala di corda, erba. Mappe, mappa del tempio. Ok, vabbè, qui possiamo nei documenti rileggere i documenti, qui consultare le mappe, anche se non ci troviamo lì, dubito che serva, insomma. E questo è l'oggetto che abbiamo trovato adesso, un artefatto che potenzia il tuo potere Oni. Ok, quindi diciamo che va usata. Insomma, qual è il nome del clan che fu sovvertito dai demoni?
No, ragazzi, non ci riesco a farlo. Mi spiace. Aspetta un po', che cos'era? No, un secondo. È uno specchio Oni. Ah, questi sono gli specchi Oni. Salviamo. Ovviamente. Ok, salvataggio completato. Va bene. Abbiamo potenziato leggermente la spada, anche se probabilmente non ci servirà niente. Risalverei io. Ah, ci conta anche il numero di salvataggi, pensa te. È un sigillo mistico, richiede il potere del fulmine per essere rimosso. E noi ce l'abbiamo, quindi tutto di guadagnato proprio. Andiamo. Super boss fight. Ok, facciamoli secchi tutti. Ci rubiamo anche le loro anime. Qui troviamo un mappa dell'area sud, niente male. Andiamo avanti. Ma poi lì respawnano i nemici? Quindi vuol dire che si può farmare lì, cioè fatemi capire bene. La porta è chiusa e non si apre, forse è stata sbarrata. Addirittura sbarrata. Attenzione a quello, esatto. Vogliamo morire? Sì. Bene. Dacci la tua anima. Aia. Oddio, questo fa male, eh? Crepa. Ok. Ci ha anche ridato della vita perché non è mica scontata, questa cosa. Ok. E non abbiamo. Aia. Oh, cos'era? Un colpo critico? Sì. Mi ha dato anche il trofeo. Ma quello è respawnato. Sigillo mistico richiede il potere del fuoco che noi non abbiamo. Va bene. Ci abbiamo voglia di crepà per la seconda volta. E dammi la tua anima. Oddio, e tu? Ti prego, eh. Ok, crepa gentilmente. Tipica giornata da eroe. Ok, mi ha dato un altro trofeo. Ottenuto erba. Va bene. Non si può aprire, è segnata con inchiostro rosso. È segnata con inchiostro rosso. Un enorme mostro ha preso la principessa Yuki ed è sceso nel fossato. Dov'è il fossato? Cioè, come entro nel. Qui? Probabilmente sì. Ci serve una scala per scendere nel fossato, ragazzi. Guarda caso, noi abbiamo proprio una scala. Bene, scendiamo. C'è una scala, vuoi scendere? E scendi. Va bene. Oh, ok. Qual è lo strumento creato dagli Oni per sconfiggere i demoni? Boh. Penso che skipperò queste cose, ragazzi. Cosa vuoi fare? Potenzia. Possiamo effettivamente continuare a potenziare roba, in effetti, eh? Qui è sempre il potere del fuoco che noi non abbiamo. E proseguiamo di qua, quindi. Eh sì, era lui, ragazzi, avevamo intuito bene. Super boss fight. Eccoci qua. Addirittura manda in frantumi una pietra. Oh, attenzione, eh. Pare forte sto tizio. Oh, stai calmo. Aia. Oh, sei morto. Incredibile. Ok, vabbè.
Non vi preoccupate perché... Ah, certo, ci riporta al menu principale quando moriamo. Non vi preoccupate che adesso ci riproviamo. Le cinematiche non si saltano su questo gioco, ragazzi, nemmeno nella remastered. Ok, tra l'altro ho notato che possiamo fare un backstep proprio. Aia. Possiamo usare l'erba? Io direi di sì. Eh beh. Dai, fai a pezzi sto sasso. Ok. Ah, vedi, è debole al fulmine. Ecco che cosa. Aia. Dammi ste anime. Ma che giro fa? Adesso che ci penso... Oh, aiuto. Aia. Adesso che ci penso, ragazzi, questo boss rappresentava spesso e volentieri il fatto che io terminassi la partita. Cioè, proprio il salvataggio. Terminavo il salvataggio per colpa di questo boss. Dacci qua le tue sfere. Dammi la tua anima, qua, qua. Mamma mia, quanto è ostinato. E basta. Aia. Oh, proprio la spallata. Sei morto, ti prego, dimmi di sì. Aia. Vabbè, però mo muori, cioè. Embe. Giga Chad Samanosuke proprio. Stupendo. Altro no. Qui non ci possiamo andare. Però tanto è sempre la stessa porta. Il fatto che il suo cadavere non stia scomparendo, boh, non mi piace tanto. Memoria numero 2. Sono un triste, patetico vigliacco. Sono un debole e non merito di diventare un sacerdote. Il mio maestro è stato ferito gravemente durante la battaglia contro i demoni. Non ho potuto fare nulla. Non sono riuscito a salvarlo. Mi ha chiesto di portare il suo corpo ferito all'entrata della caverna. Giunti lì, si è preparato per la sua cerimonia finale. Ha deciso di offrire la sua vita e di morire lì come sacrificio umano. Con le sue ultime forze ha tentato di ergere delle barriere spirituali per sigillare i demoni all'interno della caverna. Come ultima cosa, mi ha consegnato una pergamena e un gioiello, per poi ordinarmi di abbandonare la caverna. È stato uno dei momenti più umilianti della mia vita. Mi sono sentito sollevato per aver ricevuto il permesso di lasciare quel posto. Ero così felice che mi sono quasi dimenticato del mio maestro. Riuscivo soltanto a pensare a me stesso. In seguito, dopo aver nascosto la pergamena e il gioiello, sono tornato sul luogo del sacrificio. Non avrò mai una forza di volontà come quella del mio maestro. Tutto quello che posso fare è lasciare ai posteri quante più informazioni possibili su questo nefasto luogo. Beh, è comunque una cosa nobile da fare. Ok, dopo questo punto io so molto poco, ancora meno di Onimusha Warlords, ragazzi. Loro li possiamo staccare da... no. Peccato. Speriamo in un'interazione ambientale maggiore. なんだ、逃げんか。大した口の利きようだ。お前のような異性の家康に会うのは信長以来だな。信長?言い方教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら現場と契約を結んだ未来永劫現場に尽くす人だ。 E ora abbiamo capito perché Nobunaga si vede nella cinematica iniziale.
そいつの腹をかっさばき、舌たたちを好きなだけ飲むがいい。あ、もう dobbiamo affrontare questo?Oh. Oh, attenzione. Allora, parliamoci chiaro. E muori, ti prego. Ok, morto. Beh, dai.Ci sono vari strumenti particolari dalla funzione ignota. Comunque è stato più facile del previsto. Strumenti particolari dalla funzione ignota. Non sa dire altro. Non trovi nulla di particolare. Oddio, sentite. Che schifo. Sentite il sound design. Ok, questo è il potere del fuoco. Il famoso sfera del fuoco. Ok.Non credo di averla mai ottenuta, ragazzi, durante una mia playthrough di Onimusha Warlords. Quindi pensate quante volte ho giocato all'inizio e il perché sentivo di ricordarmelo. Ora il problema è questo. Ok, l'ho appena risolto il mio problema. Adesso torniamo un secondo indietro, facciamo backtracking proprio. Che voglio andare a vedere...come si fa ad aprire quelle porte. Certo, voi mi direte come hai aperto le porte del fulmine, si apriranno allo stesso modo. E io vi dirò, avete pure ragione. Oh, e questi? Oh, ma si sono fregati le anime di quel demone. Ma crepa pure. Guarda te, se le passano da uno all'altro proprio.Ah beh, mille, più mille, scusa, cioè. Ah no, non dovevo usare l'attacco elementare, dovevo semplicemente interagirci. Esatto. Cioè, perché la porta è collassata e quindi ci serve... Ok, va bene. Ci serve, dico, il potere del fulmine per aprire quell'altra. Vediamo se riusciamo a...potenziarla, sì, a livello 2. Proviamo a potenziare anche la spada Raizan del tuono. Queste anime non sono mai abbastanza, purtroppo. E torniamo anche indietro ulteriormente perché voglio proprio vedere. Allora, intanto datemi la vostra anima voi.E comunque voglio vedere che cosa celava quella porta che stava indietro. C'è una scala e saliamo. Dobbiamo far questo. Ok, il fuoco lo mette al tappeto istantaneamente a lui. Oh, ma che? Ma guarda tu...Se mi devono fregare le anime da sotto il naso. E muori. Niente, eh. Se le passano a vicenda proprio. Ok, venite. Ok, abbiamo un'altra 1000 anime da spendere così proprio. Se vogliamo favorire. Un millino di anime.Oh, attenzione, l'abbiamo proprio obliterato. Dai, che qui si trova qualcosa però. Cioè. Ah no, è proprio dove dovevamo andare qua. Che scemo, è vero. Non ho manco controllato se...Oddio, se si poteva progredire.
Va bene, datemi tutte le vostre anime. Lui è morto e nemmeno ci possiamo interagire. Ok, bello strano. E no, così si esce. No, non voglio uscire. No, adesso è respawnato, aiuto. Aia, chissà come si fa a vincere quegli scontri con la spada. A me viene in mente un mashing di bottoni, però non lo so se è giusto, cioè. Allora, là sopra spero ci si possa arrivare in qualche modo. Ok, allora sicuramente qui si assorbono anime. L'acqua risplende di una luce mistica. Qui puoi recuperare il tuo potere Oni. E va bene. Ok ragazzi, piccoli problemi con la registrazione della PlayStation, come al solito. Mappa della fortezza abbiamo ottenuto. E tu? Uno strano uomo ti fissa in silenzio. What the fuck? Ma chi sei? Cioè, è uno specchio Oni. Potenziamo. Ok, abbiamo portato la Raizan a livello 2. E va bene, abbiamo un'altra due schermate e non hai erbe da potenziare. Ah, perché le erbe si potenziano singolarmente, questo mi sta dicendo. Prima potenzia il fuoco. Ah, vabbè, si potenzia molto, molto meglio, diciamo, rispetto a tutto il resto delle cose. Salviamo. Ah, sì, di nuovo loro, ma la terza volta che vi ammazzo, ma basta anche. Vabbè, comunque è vita e potenziamenti, quindi io non mi lamento. お、何をしている?え、話せ。誰だお前は。それに今の小僧は。お主こそ斎藤家では見かけない顔だな。 お主ひょっとして明智様之助殿では。やはり。いや、こんなところでお会いできるとは。拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。 お主ほどの男ならわが殿も喜んで迎えられよう。断る。自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあ良い。拙者は諦めませんぞ。では。<笑> Mi è piaciuto l'intervento metanarrativo del narratore esterno che ci fa proprio lo spoiler assoluto. Quest'uomo poi conquisterà il mondo. Ma perché dirlo in questo modo? Hai ottenuto freccia normale. Ma che ci facciamo con una freccia normale senza un arco? È questo che mi chiedo. Dove siamo? Questa armatura non è utile contro quelle creature. Perché quelle che hai tu invece sì, Samanosuke. Allora, qui altre armature, altre armi. E qui troveremo l'arco, dai. No, memoria numero 3. Sto morendo di fame. Chissà quanti giorni sono passati dal mio ingresso nella caverna. Sono sopravvissuto bevendo acqua di condensa tra le rocce. Ho seguito l'odore del sangue e sono giunto qui. La fame sembra aver affinato il mio senso dell'olfatto. E ora mi trovo davanti a ciò che non avrei potuto immaginare nemmeno nei miei peggiori incubi. Un macabro banchetto, demoni che divorano dei prigionieri umani ancora in vita. Essi masticano la carne, sgranocchiano le ossa, non curandosi delle urla strazianti delle loro vittime. Ed io osservo la scena in silenzio per non farmi scoprire. No, non è così che me lo immaginavo. Per un momento fisso il dito mozzato di una persona a terra. Quando qualcuno muore, il suo corpo non diventa altro che carne. Provo ribrezzo per me stesso. Sono come uno sciacallo che attende con ansia qualsiasi scarto di cibo lasciato indietro dai predatori. Che io possa ricevere il perdono per questi miei pensieri. Povero Saimyo, però. Ah, di nuovo voi. Cioè, ma basta. Aia.
tu però puoi anche crepare, eh? Cioè, nel senso, sì. Crepa un po'. Ehi, anche tu, eh. Cioè, non è che tu sei esente da questa cosa. Tutti morti, ragazzi. Cioè, vi invito a guardare il massacro che hanno provocato questi demoni. Cosa? Yada, omae mo sakki no samurai mitai ni oira ni rambou suru ni kimatteru nda. Sonna koto wa shinai. Kozo, namae wa? Yumemaru. Yumemaru ka. Sakki wa naze tsukamare sou ni natte ita nda? Shiranai yo sonna no. Jia koko de nani o shiteru nda? Kaede, Yumemaru wa tanomu. Ora yukimi o. Wakatta wa. So per certo, ragazzi, che su questo gioco ci sono delle sezioni in cui puoi comandare Kaede. Non so quando ci saranno, però. Effettivamente possiamo andare dalla stessa parte in cui sono andati loro. Ok, questo corridoio stretto, ditemi quello che vi pare, ma fa molto Resident Evil, cioè... Ma proprio tanto. Erba, di nuovo, va bene, ok. Sì, io però non vorrei star mancando una strada, cioè, voglio dire, lì c'era una porta grossa quanto me con una cosa sopra, quindi io vorrei un attimo andare a vedere. Noti una strana rientranza, forse puoi inserire un oggetto particolare per aprire questa porta, infatti come immaginavo è chiusa, però bisogna comunque provare, cioè, va bene tutto, ma... Oddio, respawnano nemici, ma dove siamo? Su Dark Souls? Oh, ce l'ho fatta! Non chiedetemi come. Abbiamo ottenuto l'arco. Cioè, senza questa scatola rompicapo non avremmo ottenuto l'arco? È questo che mi stai dicendo? Hai ottenuto Suzaku. Ok. No, ma va bene. Troviamo tutti questi cifrari per cercare di decifrare i codici che ci lasciano, ma non troviamo fluorite. What the fuck, ragazzi? Come l'ho trovata? Analizzando un fondale, cioè, boh. Oh no, sono sceso di nuovo. Ok. Qui però effettivamente si va. C'è sta qualcosa qui dentro? Magatama vitale. Ok. Abbiamo fatto cadere il secchio. Che sarà successo? Cioè, adesso andiamo qua e che cosa troviamo? Il secchio caduto. Troviamo il fatto che ci sta un pozzo enorme sotto la casa. Va bene. No, non è di qua. Aiuto, mi sto perdendo. Aiuto. Ok. Questi cambi di inquadratura così rapidi e frequenti sono abbastanza disorientanti. Ok, vabbè. Crepa e tu seguilo. Oh, e tu da dove scappi fuori? E muori. Mi ha preso di sorpresa. Il livello della sfera equipaggiata non è sufficiente per rompere il sigillo. Ci serve il livello 2 della sfera di fuoco. Questo che ci vuole dire. Mi sa che il nostro amico farà una brutta fine. Non possiamo aiutarlo da qua sopra. E tu? Ma crepa. Lui una bella fiammata passa la paura.
che si trova? Oh, una bella scatola. Sgamata. Freccia normale. Perfetto. Ok, qui niente. Qui una bella nota. Biacco. Secondo me dobbiamo poi mettere tutto insieme e vedere quello che dicono. Un'altra freccia normale intanto. Ok, uno specchio Oni. Io potenzierei qua il fuoco. Sfera del fuoco potenziata a livello 2. E inizierei a fare anche... Frecce infuocate possono diventare. Figo. Iniziamo a fare anche il fulmine. E andiamo a controllare l'altra porta che adesso possiamo aprire. Esatto. E adesso si dovrebbe sbloccare. Come previsto. Libro rosso. In questi casi, quando mi ricordo qualcosa, dovrei scriverlo. La mia mente è offuscata da tutti questi pensieri. Ma forse non dovrei badare a simili inezie. Devo concentrare tutta la mia attenzione nel creare risorse utili a noi demoni, non nel ricordare cose. Scriverò tutto qui, così non dovrò pensarci più. Le scimmie rispondevano ai nomi di Genghis qualcosa e Alessandro... Oh, lasciamo perdere. I loro nomi non hanno alcun significato per noi. Queste scimmie combatterono in numerose battaglie, riuscendo ad espandere i propri domini. Esse venivano considerate degli eroi, dei guerrieri straordinari. Ma in verità non fecero altro che offrirci numerosi sacrifici umani in cambio delle nostre armi e della nostra tecnologia. Le scimmie, quelle più intelligenti, possono essere destinate a conquistare il mondo se si alleano con i demoni. Quelle stupide, invece, vengono solo sacrificate. È proprio come si dice, è tra le scimmie che prosperano i demoni. Va bene. Una nota di un demone. Questo è lo stemma destro, ragazzi? Sarà quello della porta? C'è un'armatura cerimoniale che però non pare avere alcuna utilità. Prendere questo arco però non andava bene. Questa porta non può essere aperta da questo lato. Ok. Ci sono diverse mappe della provincia di Mino sparpagliate qui. Sembra che stessero pianificando la loro strategia per la battaglia contro Nobunaga. Ok, tutto abbastanza inutile. Controlliamo se effettivamente lo stemma, che sembra essere parte di qualche meccanismo. Non lo so, ragazzi. Intanto questo l'abbiamo trovato prima. Se possiedi lo strumento adatto sarà più facile individuarli, vabbè. Un artefatto che potenzia la tua salute. Facciamolo. Non credo che sia quello della porta, ragazzi. Ahia. Intanto il nostro amico di sotto probabilmente è morto. Cioè, a questo punto mi viene pensato così. Comunque, ragazzi, io salvo. E prima di proseguire, concludiamo l'episodio qua. E questa esperienza mi sta molto intrigando. Devo essere sincero. E niente, ragazzi. Da Hideki è tutto, e da Samanosuke, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.